Ecco, porgiamo il saluto a tutti i presenti. Ma ci presentiamo in questo momento soprattutto a Dio, nostro Padre. Ci presentiamo a Gesù, il terapeuta nostro. Ci presentiamo allo Spirito che fa rivivere ogni cosa e attraverso cui il Padre e Gesù operano. E ci mettiamo così alla presenza del Signore. Invochiamo la presenza di Dio. Stiamo alla presenza di Dio e cantiamo. Cantiamo perché è nel canto che deve maturare la preghiera. In questo nostro corso la preghiera occupa uno spazio particolare, come del resto nel nostro ministero, per cui dopo essersi messi alla presenza del Signore, dopo aver adorato la presenza di Dio, subito cominceremo a cantare a Dio, a inneggiare Lui e poi chiederemo la luce dello Spirito. Sì, o Signore, noi ci presentiamo davanti a Te. Siamo qui per ascoltare la Tua voce, ma soprattutto per ascoltare il Tuo cuore. Siamo qui per essere abbagliati dalla Tua luce e contemplare la verità. Siamo qui per entrare in contatto con Te, che sei la vita. O Gesù, in questo momento noi adoriamo la Tua presenza e Ti diciamo: parla, Signore, perché noi, i Tuoi discepoli, Ti ascoltiamo. Tu sei il Maestro divino che viene a insegnare agli uomini la via della salvezza. Signore Gesù, noi Ti invochiamo in questo momento e vogliamo inneggiare a Te, Salvatore nostro. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici plasmaci, riempici usaci, Spirito di Dio. Ere ni no la yo,
e alla scinte buona di me, anina roba e arana, ma io le in Lui era la luce, in Lui era la vita. La luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno accolto, ma quanti l'hanno accolto hanno avuto il potere di diventare figli di Dio, i quali non da sangue, non da carne, non da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Signore, Tu sei la luce che viene in questo mondo. Dio abita una luce inaccessibile, e questa luce dalla sua sede inaccessibile è scesa in questo mondo, e il mondo che era nelle tenebre ha visto una grande luce. O Gesù, Tu sei la luce che viene in questo mondo, la luce che illumina il mondo e illumina ogni uomo, la luce della verità, la luce dell'amore, la luce della vita. O Gesù, gli uomini hanno respinto la luce, il mondo ha respinto la luce, ma noi siamo di quelli che abbiamo accolto la luce, e per questo siamo illuminati da Te. Ed è per questo che abbiamo il potere di diventare figli di Dio. Noi che non siamo soltanto nati da carne o da sangue, ma siamo nati da Dio. Noi abbiamo ricevuto questa luce, abbiamo ricevuto Te, e vogliamo camminare in questa luce, noi figli della luce. Questa sera vogliamo inneggiare a Te, o Cristo luce, luce del mondo, luce nostra, luce che splende nelle tenebre, luce di verità, luce di amore, luce di vita. Lode e gloria a Te, Signore. Siamo senz'altro con una introduzione questo corso che qui nel foglietto che tutti avete ricevuto e alla scuola di Gesù, corso prepedeutico alla cristoterapia. Vedremo a chi è rivolto il corso, quali sono i requisiti per partecipare al corso, che è il primo di diversi corsi, perché questa è una scuola, non è una conferenza, è una scuola sistematica. Vedremo come metterci in cammino per penetrare in Cristo e per lasciare che Cristo penetri in noi, nella nostra vita e nella nostra attività terapeutica. E vogliamo iniziare col domandarci che senso ha questo corso, perché noi vogliamo fare questo corso, è un corso di cristoterapia, è da 20 anni che noi, come rinnovamento dello spirito, ci siamo occupati
quasi per missione ricevuta dallo Spirito, dei sofferenti. Il nostro gruppo della noce, in cui noi abbiamo iniziato questa attività di attenzione ai sofferenti, è un gruppo di lode, ma ben presto il Signore manifestò la sua volontà che noi ci occupassimo dei sofferenti, dell'anima e del corpo. E da 20 anni, ininterrottamente, abbiamo speso le nostre giornate per ascoltare i sofferenti. Questo termine sofferente è onnipensivo, onnicomprensivo, perché la sofferenza non è soltanto data dalla malattia, la sofferenza può essere data da tanti altri motivi. Ci sono motivi naturali, motivi soprannaturali, motivi preternaturali. Ci sono tanti e tanti motivi che portano l'uomo alla sofferenza. La malattia è un aspetto della sofferenza. Noi ci siamo occupati dei sofferenti per aiutarli a comprendere il valore della sofferenza, per aiutarli a uscire dalla sofferenza pur accettando la croce di Cristo. E abbiamo anche pregato con i sofferenti e per i sofferenti per la guarigione spirituale, psicologica e anche fisica, quando si trattava di sofferenze fisiche. 20 anni di cammino, un cammino segnato da abbondante parole di Dio, da abbondante servizio e di ascolto dei fratelli, e anche segnato dalla grazia di Dio che ha operato in mezzo a noi, ha operato anche dei prodigi. Poi è venuto fuori questo centro. Dal 1983 il Signore ci ha chiamato a lavorare in questo centro. Ancora non c'era niente, però la gente si riuniva qui, all'aperto. Ben presto fu eretta la croce, quella croce che è stata proprio al centro di questo grande spiazzale, una croce così ben fatta dai cantieri navali, con legno e con arte tutta propria da sfidare le intemperie. E attorno a questa croce abbiamo pregato per tanto e tanto tempo. Poi è venuto fuori questo edificio, questo capannone, e in questo capannone abbiamo continuato a celebrare la Santa Messa, ad ascoltare i malati, a ricevere i sofferenti, a pregare. Ormai da più di 10 anni in questo luogo abbiamo svolto un'intensa azione terapeutica. Adesso c'è una nuova forma che prende questo luogo, la forma, diciamo, di fondazione, la quale fondazione succede alla cooperativa che si è impegnata per erigere questo luogo e per aiutare noi nel servizio ai sofferenti. E allora la fondazione vuole qualificare questo servizio, lo vuole aggiornare, lo vuole intensificare, vuole rendere questa attività un'attività bella, meravigliosa, che non tanto si imponga l'attenzione quanto sia un'attività
che sia di grande agevolamento a tutti i sofferenti che vengono qui a chiedere aiuto, a chiedere consolazione, guarigione, liberazione. E allora è un'attività continua, vogliamo continuare quello che già abbiamo fatto, ma vogliamo qualificare la nostra attività con questi corsi che ci ripromettiamo di fare ogni anno, almeno 4 corsi di qualificazione. Questi corsi servono appunto in primo luogo per preparare gli operatori, coloro che dovranno accompagnare i malati nel loro cammino, dovranno venire in corso i sofferenti nei loro dubbi, nelle loro richieste, per cui i destinatari propri di questo corso, come diremo meglio, sono gli operatori che vogliono impegnarsi a favore dei sofferenti in un ministero di intercessione, in un ministero di aiuto, qualsiasi sia l'aiuto per i sofferenti, qualsiasi siano i sofferenti. E questo è lo scopo del corso e di questo primo corso propedeutico, cioè di prepararci a questa attività, di porre attenzione al bisogno che noi abbiamo di qualificarci per comprendere meglio i bisogni del popolo, per venire incontro ai bisogni del popolo, per comprendere Cristo Signore che continua in questo mondo a consolare, a guarire, a curare gli infermi, a predicare la buona novella, continua a salvare il suo popolo. E pertanto Cristo, che è qui in mezzo a noi e vuole servirsi di noi, ed è per questo che noi diamo luogo a questo corso, perché vogliamo essere ministri del Signore, discepoli del Signore, aiutanti del Signore Gesù, il vero terapeuta, colui che è venuto come medico divino a guarire gli ammalati del mondo, a guarire l'uomo ammalato e sofferente, a guarirci tutti per portarci tutti guariti nella casa del Padre. Da quello che ho detto, ecco, la prima attenzione è rivolta a Cristo che o lo sappiamo o non lo sappiamo, è sempre in mezzo a noi. Cristo è vivo. È importante questa affermazione. Cristo è vivo in mezzo al suo popolo. E che noi tante volte non lo vediamo. Ed è vivo non soltanto per lasciarsi ammirare, per lasciarsi adorare, ma è vivo per operare, per continuare ancora la sua missione nel mondo per la salvezza di tutti. Il Padre per questo lo ha mandato, per la salvezza del mondo. E Gesù continua oggi nella Chiesa, continua ancora nel mondo ad operare per salvare l'uomo e salvarlo attraverso se stesso. Ecco perché noi vogliamo metterci a contatto con Cristo, il terapeuta, il salvatore, per essere strumenti nelle sue mani e per lasciare che Lui continui ad operare la salvezza degli uomini. Per cui l'attenzione principale e costante deve essere a Cristo Signore. Proprio qui, in questo foglietto, è detto alla scuola di Gesù. Cioè vogliamo guardare a Gesù.
a Gesù che è qui in mezzo a noi, a Gesù, terapeuta, medico, meraviglioso, che si proclama il vero medico dell'umanità malata, perché l'umanità è malata, tutta l'umanità è malata e ha bisogno di Cristo medico, e qui come maestro per insegnarci la via della verità, e qui come modello di comportamento in mezzo agli uomini sofferenti che sono i suoi fratelli e i nostri fratelli, e pertanto siamo invitati proprio a questa scuola di Gesù a guardare a Lui per ripetere in noi gli stessi sentimenti Suoi, per ripetere in noi gli stessi atteggiamenti Suoi e per imparare da Lui come agire con Lui a favore dei nostri fratelli. Come ha fatto Lui, dobbiamo fare noi. Io vi ho dato l'esempio, dice Gesù in un capitolo di Giovanni, in modo che come ho fatto io facciate anche voi. E nella parabola del buon samaritano, dopo aver messo se stesso nella figura del buon samaritano, poi dice al dottore della legge: va e fa tu lo stesso. Cinque parole che Madre Teresa di Calcutta scrisse proprio nella sua stanza e che furono tutto il programma della sua vita. Diceva Madre Teresa, con cui ho parlato diverse volte, mi ha scritto una bella cartolina, tra parentesi, me l'ha scritta in inglese. Bene, diceva a me, mi ha dato questo consiglio: non fare molto, ma quello che fai fallo bene. Chiusa la parentesi, Teresa di Calcutta aveva scritto queste cinque parole proprio sul muro della sua stanza: va e fa tu lo stesso. Programma della sua vita. Per cui noi vogliamo guardare a Cristo terapeuta e imparare da Lui a muoverci in mezzo agli uomini, ad agire come Lui ha agito, con il suo cuore, con i suoi sentimenti, con la sua presenza dentro di noi. Però tanto non basta. Qui, proprio nel sottotitolo, noi abbiamo messo corso, formazione alla cristoterapia. Qui il discorso si fa più serio. Cristo non è soltanto il terapeuta a cui dobbiamo guardare, ma Cristo stesso, nella sua persona, è la terapia dell'uomo, l'unica vera terapia per cui l'uomo deve passare, se vuole appunto passare dalla malattia alla guarigione. Per cui qui non guardiamo soltanto Gesù terapeuta, ma in maniera particolare, e tutti i corsi, gli altri corsi che verranno, vogliono trattare della terapia, di cristoterapia, cioè Cristo che è terapia per l'uomo, in tutti i sensi, Cristo che è luce attraverso cui dobbiamo passare per uscire dall'errore e dall'inganno, Cristo che è la verità attraverso cui dobbiamo passare per comprendere la nostra identità, Cristo che è la vita attraverso cui dobbiamo passare per vivere e uscire dalla morte, perché siamo immersi dalla morte. E qualora che il corso si illumina e diventa un corso cristoterapico, ed è su questo punto che io
voglio fermarmi ed è questa cristoterapia che noi svilupperemo nei corsi che verranno, perché vogliamo guardare a Cristo sì come terapeuta per imitarlo, ma soprattutto vogliamo che sia la sua persona che terapia per l'uomo ad invadere noi, perché come è lui dobbiamo essere noi, perché si attua il progetto del Padre di cui c'è eco nella lettera ai Romani 8:29, il disegno del Padre è renderci conformi a Cristo Gesù, ed è per questo che egli ci ha dato lo Spirito Santo, che è il suo Spirito, perché l'uomo si trasformi in Cristo, perché l'uomo da malato diventi un uomo sano, come uomo sano è Gesù. L'uomo sano è unicamente Gesù, ma per lo Spirito di Gesù noi a poco, prendendo coscienza della nostra identità, mettendo il nostro io accanto al suo io, noi diventiamo quello che egli è. E allora si realizza in noi il piano del Padre, e dalla infermità, dalla malattia, passiamo attraverso la guarigione, attraverso la liberazione, passeremo così ad essere il Cristo, conformi a Cristo, l'icona di Cristo, l'uomo perfetto, quale è uscito dalle mani di Dio. Allora guardiamo a Cristo, come vi ho detto, come terapeuta e come terapia. Fissate questi due concetti. Cristo terapeuta per imitarlo nel suo ministero, che diventi il nostro ministero, ma Cristo terapia perché è attraverso Lui che vive, che è qui in mezzo a noi, che continua la sua terapia. Attraverso la sua terapia possiamo diventare come Lui, uomini sani. Adesso lo sguardo lo spostiamo all'altro punto, all'oggetto circumquod, direbbero gli scolastici. Abbiamo visto il soggetto che è Cristo, Cristo terapeuta, Cristo terapia. Adesso vediamo l'oggetto. L'oggetto, già ve l'ho accennato, è l'uomo. Siamo noi. L'uomo storico, cioè l'uomo decaduto, non come lo vedono gli acquariani, non come lo vedono i reichiani, non come lo vedono gli evoluzionisti, non come lo vede il neopagano di oggi, ma l'uomo storico, l'uomo che ha alle spalle una sua storia, la storia sacra, ma non l'uomo antico, ma l'uomo di oggi, l'uomo del giorno d'oggi, che è come l'uomo di ieri, ma oggi ha qualche cosa di più grave che ieri, per l'accumularsi del peccato sull'umanità, che rende l'uomo più ammalato a causa dell'ambiente in cui vive. E a quest'uomo, all'uomo attuale, a quello di oggi, che noi volgiamo lo sguardo nell'amore. Proprio nella lettura di oggi c'è una parola di Paolo: Amor Christi urget in nos. L'amore di Cristo ci spinge, ci urge. È l'amore di Cristo per l'uomo, che diventi amore nostro per l'uomo. E all'uomo sofferente di oggi, più sofferente di ieri, che noi vogliamo volgere lo sguardo. Oggi l'uomo vuole stare bene.
e ama la salute più di ieri. Oggi c'è la mania del benessere a tutti i livelli e in tutte le dimensioni. L'uomo di oggi cerca di star bene e fugge il malessere, fugge la sofferenza, e quando si trova di fronte alla sofferenza, di fronte soprattutto alla malattia, allora ricorre a tutti i mezzi, pur di evadere dalla sua malattia, pur di evadere dalla sua sofferenza. Oggi si spendono miliardi nel mondo per star bene. L'edonismo, consumismo, materialismo, tutto questo baccano che c'è nel mondo rientra in questo voler star bene, in questo vivere bene. E quando l'uomo che ha come obiettivo vivere bene guarda soltanto se stesso nell'orizzonte umano e terreno, perché non crede più all'aldilà, allora il malessere lo turba e cerca tutte le vie per star bene, per evadere dal suo malessere, per cercare l'equilibrio. Ecco perché nascono tutte queste così cure alternative, perché l'uomo di oggi, una volta che ha perduto la fede in Dio, una volta che ha perduto anche la fede nella scienza, la fede nella tecnica, la fede nel progresso, e vuole risposte immediate ai suoi bisogni, e vuole di ogni costo star bene, crede a chiunque gli offre una speranza, imbocca qualunque via gli venga offerta pur di star bene. Ecco allora le diverse scuole mediche nuove che, lasciando da parte, almeno in parte, perché non sempre, perché la medicina è sempre lì davanti davanti all'uomo, il quale di fronte alle malattie subito ricorre alla medicina ufficiale e non si fida delle altre cure, però quando ci sono i piccoli mali e l'uomo vuole star bene, allora ricorre a tutte le medicine alternative. Per di più, quello che preoccupa noi è che queste medicine alternative, queste cure alternative, affondano la loro radice in una filosofia che non è quella vera, in una cosmologia che non è quella vera, in una teologia che non è quella vera, e minano alle basi la fede, minano alla base anche la ragione dell'uomo, per cui l'uomo si trova smarrito, smarrito. Ecco, e a quest'uomo smarrito, a quest'uomo sofferente, a quest'uomo che cerca, a quest'uomo che vuole speranza, e a quest'uomo che noi guardiamo e vogliamo porgere il nostro aiuto in Cristo Signore, riproponendo all'uomo l'unica via di salvezza, l'unica via di guarigione, che è Cristo Signore. Vogliamo perciò portare l'uomo a individuare la causa profonda del suo malessere, perché tutte le altre cure sono palliativi, palliativi, ma la causa profonda del malessere dell'uomo, che è un malessere spirituale, morale, psicologico, oltre che fisico, è appunto molto profonda la radice, e noi vogliamo scendere alla radice del malessere dell'uomo e presentare all'uomo la medicina per uscire da questo stato disastroso in cui si trova, per uccidere la radice di tutti i suoi mali, che appunto è il peccato. E a quest'uomo peccatore che non si crede peccatore, a quest'uomo che ha bisogno di salvezza e non vuole altri salvatore, a quest'uomo che perisce e non vuole che qualcuno lo soccorre, e a quest'uomo che noi rivolgiamo il nostro sguardo, la nostra cura, presentando Cristo luce, Cristo luce, Cristo verità e Cristo vita. Ecco allora la ragione di questo corso che noi proponiamo e dei corsi successivi che noi faremo qui in questo luogo. Ho detto in questo luogo
questo luogo è dedicato a Gesù Liberatore. E il titolo è stato ben scelto quando il Cardinale Pappalardo ha sentito che volevo così fabbricare un tempio a Gesù Liberatore, e avevo già iniziato ad agire in questo luogo chiamando il centro Gesù Liberatore, è rimasto soddisfatto, ho detto bene, è un titolo nuovo, ma un titolo adatto, un titolo moderno, ma che c'entra bene, c'entra la situazione, perché è Cristo che libera l'uomo. E in questo luogo Gesù Liberatore, che noi vogliamo predicare ancora e offrire ancora all'uomo schiavo, schiavo dei molti schiavitù, vogliamo offrire la liberazione. Lì c'è un quadro, siete rivolti qui e avete alle spalle Gesù Liberatore, ma alle spalle c'è un altro Cristo Liberatore, c'è un'altra figura, è Cristo che apre il carcere e conduce alla libertà i prigionieri. Gesù che a Nazareth proclama che egli è venuto a predicare l'anno di grazia, a liberare i prigionieri dal carcere. È in questo luogo dedicato a Gesù Liberatore che noi vogliamo offrire ai fratelli che verranno, e vogliamo predicare a tutti quelli che verranno ad ascoltarci, vogliamo offrire la libertà, la libertà, la libertà dal peccato, la libertà dalla malattia, la libertà dalla paura, la libertà dalla morte, perché Gesù è la resurrezione e la vita. Questo è il nostro programma. Vi dicevo, e voglio ribadirlo prima di porre fine a questa prolusione e passare alla parte pratica, vorrei ribadire questo concetto, che Cristo Gesù è vivo e vive in mezzo a noi, e Cristo agisce nella Chiesa come persona viva. Agisce qui nella Chiesa attraverso la sua parola. Guardate, quando io predico, è Gesù che predica in me, e la sua parola è Lui che vi porge la parola di verità, la parola che illumina perché luce, la parola che trae dall'inganno, la parola che vivifica, la parola che scioglie, la parola che guarisce. E quando Gesù attraverso i sacramenti agisce, è veramente Lui. Nel sacramento della penitenza, che ti scioglie dai vincoli del peccato, ti scioglie dalle malattie. E se tu credi, qui è il punto, se tu credi vedrai la gloria di Dio, la tua fede ti ha salvata. Quante volte Gesù diceva questo? Gesù agisce attraverso i sacramenti, agisce attraverso la parola continuamente, ma con fede viva, tante malattie spariranno, tante difficoltà saranno superate, tante paure e tante angosce se ne andranno, perché Gesù è vivo e vuole la tua fede in Lui. Devi incontrarti con Lui per essere guarito, per essere liberato. Quando si operano i carismi, è Lui che attraverso i carismi guarisce ancora, libera ancora. Per fare un santo, lo leggevo ieri questa osservazione, la Chiesa esige dei miracoli
perché esige dei miracoli. Per esempio, per il Padre Pio, per essere beatificato, ha voluto due miracoli. E per essere poi elevato così alla canonizzazione, vorrà altri due miracoli. Perché il miracolo dimostra che Cristo è presente in quel santo. Perché chi fa il miracolo non è il santo, è Gesù vivente nel santo. E allora, ciò significa che in Padre Pio rivive Cristo, che Padre Pio presenta Cristo, e quel miracolo è un miracolo di Cristo, è un'opera di Cristo attraverso il santo, il quale appunto dà alla Chiesa la garanzia che è lui, che cioè il santo, che ripresenta Cristo, ed è Cristo che si usa, che usa quel santo per continuare ad agire nella Chiesa e nel mondo. Per cui dobbiamo credere fermamente che è Cristo che agisce, non sono questi o quelli che agiscono, ma è Cristo che parla, Cristo che agisce, Cristo che libera, Cristo che scioglie, Cristo che guarisce, Cristo che serve anche quando noi operatori ci mettiamo in mezzo alla gente e vogliamo carezzare, dire una parola buona, offrire un aiuto. È Cristo che carezza, è Cristo in mezzo a noi, fratelli e sorelle, è questa verità che noi vogliamo ribadire, il Cristo vivente in mezzo a noi, il Cristo che diventa terapia vivente, terapia attuale per tutti i mali dell'uomo, e che soltanto attraverso Cristo, a cui noi accediamo per la fede, che Lui opera la trasformazione dell'uomo e rende l'uomo conforme a sé, l'uomo sano. E allora io mi avvio, così perché il tempo passa, mi avvio alla conclusione. Noi siamo chiamati qui a porgere la terapia vera che, come vi ho detto, è quella terapia che chiamiamo Cristoterapia. Ma arrivati a questo punto, noi vogliamo domandarci, riprendendo il foglio, a chi in maniera particolare è diretto questo corso. Qui è detto, i destinatari del corso sono tutti quelli che prestano servizio nei ministeri di intercessione per i sofferenti e destinato ai medici, perché nel loro luogo in cui operano possono essere illuminati, sorretti da Cristo Signore, ai paramedici che nel luogo dove operano possano nella luce di Cristo operare, e diretto ai religiosi e a tutti gli operatori sociali, perché illuminati da Cristo possono compiere bene la loro missione. E allora diciamo che il corso informativo è diretto a tutti i cristiani, ma il corso formativo è rivolto soltanto a quelli i quali sono già in un ministero di guarigione, in un ministero di intercessione, in un ministero di aiuto ai propri fratelli malati e sofferenti. Ecco perché dico subito, siccome vede qui tanta gente, che questo corso non è rivolto in maniera specifica a tutti. Sì, in maniera generale tutti possono apprendere, ma in maniera specifica è rivolta a queste categorie di persone. Vogliamo formare degli operatori,
operatori qui e operatori che già operano nei loro luoghi, operano già nei loro ministeri, perché la loro operazione si è più illuminata. Noi così vogliamo distinguere l'uditorio in due grandi categorie, e cioè quelli che sono gli alunni della scuola, perché questo corso è propedeutico, ci saranno sempre almeno due corsi annuali, almeno, ma potrebbe anche darsi che ci siano più corsi annuali, e negli anni che verranno continueranno questi corsi, è una vera e propria scuola, per cui quelli che intendono seguire questa scuola perché vogliono prepararsi a questo ministero ed essere operatori in un luogo cristoterapeutico oppure nei luoghi dove esercita già la loro arte, il loro ministero, allora questi possono essere gli alunni, ma tutti gli altri saranno semplici uditori. Questa doppia categoria, per cui non tutti quelli che siete qui siete così qui come alunni, a meno che non vogliate seguire tutta una scuola per diversi anni per prepararvi alla cristoterapia, perché è un corso che dura diversi anni, vogliamo fare sul serio, vogliamo andare in profondità e vogliamo così cambiare, per quanto è possibile, tanta mentalità detriva. E vogliamo qualificare la nostra attività a favore dei sofferenti che il Bondio ci manda. Gli altri saranno semplici uditori, se vogliono, ma non saranno iscritti nell'albo degli alunni. Noi daremo adesso il tesserino, daremo il tesserino di partecipazione e lo daremo a quelli i quali intendono iscriversi alla scuola di Gesù e seguire i corsi che verranno, perché intendono essere operatori in questo campo così delicato e così impegnativo. Andiamo a questo primo corso. Il corso si articola, questo prepedeutico, quello che stiamo facendo, si articola in preghiera, in insegnamenti, in gruppi di lavoro, in condivisione assembleare e poi anche nella celebrazione eucaristica che sarà fatto l'ultimo giorno a conclusione di questo corso. Per cui mettiamo in primo luogo la preghiera, così anche nell'esercizio della cristoterapia, un luogo importante, più importante dell'insegnamento, è la preghiera. Cioè è attraverso la preghiera che si penetra in profondità, e attraverso la preghiera che Cristo luce scende nelle profondità dell'uomo e illumina il peccato, illumina le situazioni dell'uomo per liberare l'uomo, per scoprire l'identità dell'uomo, la luce che scende fino all'io profondo dell'uomo, perché l'uomo prenda una nuova rotta di guarigione e di guarigione che è in Cristo. Bene, per cui la preghiera ha un posto importante. Poi i gruppi di lavoro, quello che viene detto nell'insegnamento viene sviluppato poi nei gruppi di lavoro. Ci sarà anche qualche tavola rotonda per la condivisione assembleare e poi anche alcune celebrazioni qui in questo corso prepedeutico, che diciamo è un corso leggero rispetto agli altri corsi che abbiamo in programma. Termineremo con la Santa Messa per invocare dal Signore Gesù la grazia di una vita nuova attraverso l'Eucaristia. Io non aggiungo altro, avrò modo e tempo di intervenire, soltanto faccio gli auguri
a tutti quanti voi di poter trovare pascolo di verità in questo luogo benedetto che il Signore ha visitato e di trovarci bene in questo corso e negli altri corsi che voi vorrete frequentare durante l'anno. Amen.